Benvenuti in questo nuovo vlog. Vi porto con me in questa giornata super particolare e molto particolare perché andrò al mio primo evento come content creator. Ora vi racconterò tutto con calma, ma nel frattempo mi preparo. Sono andata semplicemente a pettinare i capelli, a darci una pestrata molto veloce. Li avevo lavati la sera prima e quindi la mattina erano un po' bruttini. Per piastrarli, ovviamente prima sono andata a mettere un po' di termoprotettore, ma per piastrarli io mi trovo bene con la spazzola. Non lo so, trovo che mi facilita un po' tutto il processo, come potete vedere do una piastrata proprio veloce, senza soffermarmi tanto su ogni singola ciocca. Noel nel frattempo era nella sua cameretta che giocavo, lo guardavo dal baby monitor e mi sono preparata con calma per modo di dire, perché comunque ha iniziato la mattina molto presto a lamentarsi e vi dico, non è stato un buon presagio. Difatti tutta la giornata è stata molto impegnativa da sola con lui, ma dopo vi racconterò tutto con calma. Mi sono andata a preparare il caffè da sola perché Manu nel frattempo sarebbe venuto con noi all'evento, però era andato prima a donare, quindi ho passato diciamo tutta la mattinata e tutti i preparativi da sola. Caffè praticamente senza nulla perché come potete vedere al dispensario era vuota, non c'erano né biscotti né cereali, quindi ho rubato due biscotti a Noel. Ho sistemato anche Noel, l'ho preparato e poi sono andata a truccarmi. Non ho filmato il processo, ma come potete vedere questo era il risultato finale. Ho fatto il mio solito trucco, ma in più ci ho messo un bel po' di primer sotto. Il trucco sarebbe dovuto durare per parecchio tempo. Siamo quindi partiti e avevamo 1 ora e 40 più o meno di strada. Vi dico, il viaggio è stato molto molto difficile perché Noel non ha voluto assolutamente dormire e non c'erano nemmeno, cioè non riuscivamo nemmeno a intrattenerlo con dei video su YouTube, con delle canzoncine, nulla. La strada in questo modo sembrava veramente infinita, ma in qualche modo siamo arrivati. Manu purtroppo non poteva partecipare direttamente all'evento, quindi ci ha aspettato fuori. Lui ha trovato un bel ristorante. L'evento comunque sarebbe durato 3 ore, quindi non tantissimo. L'evento era organizzato da Joy e Baby in collaborazione con l'agriturismo Fair the Wild. Vi dico, posto meraviglioso. Joy ha presentato il suo nuovo seggiolino, il suo nuovo vetto auto. Una settimana prima dell'evento ci hanno spedito a casa sia il passeggino che il seggiolone proprio per auto, e quindi siamo arrivati con sia il loro seggiolone e ci siamo portati dietro ovviamente il loro passeggino con il quale mi sto trovando benissimo. Noel ha deciso di addormentarsi durante l'evento, ha dormito più o meno una quarantina di minuti. Non volevo rischiare ad appoggiarlo, quindi io lo cullavo, come potete vedere dalla telecamera che continua a muoversi, mentre uno dei brand ambassador del brand portava il mio passeggino, quindi mi ha aiutato tantissimo. Poi Noel si è svegliato, quindi l'ho messo nel suo passeggino, abbiamo passeggiato insieme, abbiamo seguito tutte le attività della giornata. Come potete vedere qui ha cavalcato il suo primo pony, non era convintissimo, ma comunque diciamo che ha resistito tipo 3 metri. Io vi dico che ero super super emozionata perché c'erano un sacco di persone che in realtà conoscevo solo dai social, ragazze che comunque hanno molto più seguito di me, con le quali comunque ogni tanto mi scambiavo anche qualche messaggio. Vi dico, incontrarle dal vivo è stato bellissimo, ma ero molto molto emozionata. Ma ero anche contentissima del fatto che Joy, nonostante il mio diciamo un poco seguito, comunque avesse pensato di invitarmi. C'erano tantissimi animali e qua potete vedere Noè che accarezzava per la prima volta dei coniglietti, era veramente di una tenerezza incredibile. Qui potete vedere lo spettacolo, cioè il paesaggio era veramente meraviglioso. Noè ha fatto un po' di spuntino, ha visto anche una piccola capretta. Finito il tour diciamo di tutti gli animali, finita la nostra mega passeggiata, ci siamo diretti verso il ristorante che era sempre all'interno ovviamente del Fair the Wild, all'interno dell'agriturismo. Questo era il mio antipasto, il piatto di Noel che si è mangiato praticamente tutto, come potete vedere dalla sua faccia bella sporca. Racconti di vita vera, vi dico che comunque il pranzo praticamente non me lo sono goduta per niente perché dovevo correre dietro a Noel, che ovviamente non voleva stare seduto nel seggiolone ma voleva correre, camminare, e punto peggiore della giornata, ci siamo dimenticati le scarpine. È stato un nostro errore perché avevamo le scarpine all'interno dell'altro passeggino e quindi avendolo messo giù, cioè l'abbiamo dimenticata là dentro, non l'abbiamo viste, e quindi mamma mia, non vi dico quante ne ho tirate. Noel poi ha visto anche un mega cane che però diciamo che non gli ha dato molta corda. Poi finalmente è arrivato il papà a darmi un pochino di tregua, grazie a lui sono riuscita ad andare in bagno e cambiare con calma il pannolino a Noel. Ci siamo diretti verso la macchina giusto in tempo perché poi è iniziato a piovere. Ma vi devo dire che il ritorno è stato favoloso perché Noel ha dormito tutto il tempo tranne gli ultimi 20 minuti. Finalmente a casa, volevo passare un attimino anche dal vivo diciamo, però mi devo abbassare un po'.
È stata una giornata, cioè una giornata in realtà abbiamo fatto, cioè l'evento durava 3 ore, ma sono state 3 ore, vi dico, veramente meravigliose. Intanto, come vi ho detto all'inizio video, penso che lo dirò non so quante volte nel voiceover, ero veramente tanto emozionata perché si tratta del mio primo vero evento, potremmo dire comunque di lavoro, e ero cioè a mille, veramente a mille. E mi viene da dire anche per fortuna che non conoscevo, non sapevo chi ci sarebbe stato all'evento, perché se avessi saputo che erano tutte persone con un seguito molto più grande del mio, probabilmente sarei stata ancora più emozionata, forse un po' intimorita, forse mi sarei sentita anche meno rispetto alle altre. Invece vi dico che veramente l'atmosfera era stupenda. Io conoscevo di vista due persone, e in particolare con una ci ho passato molto più tempo, ma veramente la compagnia è stata fantastica. Poi vabbè, diciamo che in realtà non sono una molto... intanto c'è Winnie che sta leccando le mani a noi, le noi ride. Poi diciamo che io non sono una molto molto espansiva, soprattutto la prima volta che magari vedo qualcuno di nuovo, qualcuno che non conosco. Ho dovuto spostare perché devo tenere Noel, quindi sono contenta del fatto che, ecco, forse questo lato mio non si è visto tantissimo, perché ero comunque a mio agio anche in mezzo a queste persone, seppure comunque insomma sia stata la prima volta che le vedessi dal vivo. E mamma mia, che bello, che bello. L'unica cosa, il fatto che non abbiamo portato le scarpe di Noel, grosso grosso punto a sfavore, perché avrei potuto farlo camminare molto di più, e invece oddio, e invece non poteva, perché a volte c'erano magari cacche di cavallo a terra, ma semplicemente magari non c'era il terreno così secco da dire, cioè proprio i calzini si sporcavano tutti. L'ho fatto camminare veramente libero, nonostante tutto, sui sassolini, sull'erba, dove c'era punti proprio di terra. Me ne sono un po' fregata dello sporco, però cioè, comunque camminare sui sassi, quindi lasciaglielo. Comunque non è che camminare sui sassi immagino sia così piacevole, ecco. E quindi l'unica cosa veramente, devo imparare io a prepararmi in anticipo, cioè avrei dovuto ieri sera mettermi giù, anche senza una lista vera e propria di cose da portarmi via, perché non è che ci stiamo via 2 giorni, stati via 3 ore, però ecco, preparare lo zaino con tutta la calma e preparando tutte le cose che mi sarebbero servite. Io mi sono ridotta proprio all'ultimo e va bene così, è andata bene lo stesso. Noi mi sta calciando. E nulla, sicuramente mi rimarrà veramente un ricordo stupendo, proprio stupendo di questa giornata. D'altra parte è dovuta passare mia mamma, più o meno all'ora di pranzo, per far scendere Winnie, perché sennò avrebbe saltato, chissà dove mi avrebbe lasciato dei ricordini Winnie, dei bei regalini. E io mi sono dimenticata di chiedere di stendermi la lavatrice, perché ho avviato una lavatrice stamattina e più che altro siamo senza intimo, cioè tutto l'intimo era da lavare. E quindi adesso devo stendere al volo, sperare che almeno una mutanda mia, una di mano, si asciughi per stasera, perché sennò non so come faremo, insomma. Qui siamo sporchissimi, grazie a Noel, cioè siamo ricoperti di sugo. E vabbè, pazienza, adesso penso proprio che dovrò mettere un'altra lavatrice per lavare subito le cose sporche proprio di sugo, sennò non mi verranno mai più via. E nulla, quindi grazie per supportarmi sempre, sia qui che su IG. Su Instagram vi ricordo, mi trovate come Natalia Liberati, tutto attaccato, senza spazi né nulla. E niente, sono contenta di leggervi sia da una parte che dall'altra. Ovunque leggo i vostri messaggi sono comunque felice. E se non l'avete ancora fatto, ovviamente iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo nel prossimo video.